Ciao a tutti, oggi è lunedì 23 luglio 2018, sono qui al laghetto del il laghetto di Corso 4 Novembre, perché si è rotto un ramo. Fai anche una ripresa sulle tartarughe, bello. Eccolo là. Buongiorno. Allora, sono qui con il professor Manzini perché alcuni giorni fa si è rotto un ramo di un albero ed è caduto dentro il laghetto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con il nubifragio che è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, questo grosso gingo, che è una pianta molto bella ma che forse dovrebbe essere, come dire, un po' governata nella sua altezza e nella sua estensione, perché comincia ad essere veramente alto e pericoloso. Dicevo, nella notte tra venerdì e sabato si è spezzato un ramo, che voi potete vedere anche il troncone rimasto là in alto, e in penzoloni è stato poi segato e fatto crollare sul ponticello dai pompieri, dai vigili del fuoco, esattamente il sabato mattina. Ora, a parte la problematica della sicurezza, perché questo è un luogo molto frequentato, c'è un grosso palazzo di fronte, macchine tutto intorno, c'è il corso qui a pochi passi, piante di questa dimensione sono altissime e quindi un crollo di queste piante potrebbe avere un effetto disastroso. Prima cosa. Seconda cosa, anche un po' di rarefazione dei rami potrebbe essere utile alle tartarughe, che hanno bisogno di tanto sole, e qui è una zona ombrosa. Ma andiamo ai fatti. Se mi vieni vicino ti faccio vedere la transennatura per evitare appunto il passaggio e l'estensione di questo lunghissimo ramo, che avrà una dimensione di dai 15 centimetri di eccolo lì, lo si vede bene, avrebbe potuto avere un esito molto grave sulle persone, anche mortale direi. E quindi è stato fatto un lavoro come si deve. Il problema è che ormai è da due giorni che è qua, l'accesso è vietato, bisogna pulire anche l'acqua che ha ricevuto un sacco di detriti, e quello che ci si domanda è come mai, quando le cose succedono il sabato o la domenica, tutte le forze che sono di servizio 24 ore su 24 sono disponibili, non sono meno quelle istituzionali del comune. Mi spiego meglio. In questo caso, affiancato ai vigili del fuoco, avrebbe dovuto esserci un pronto intervento verde per rimuovere immediatamente i resti di questo ramo e rendere tutto agibile il più presto possibile. Facciamo una scommessa? Allora, il ramo è caduto sabato era il giorno 21, vedremo quando verrà rimosso. Tu cosa dici, Gianni? Io dico che passeranno mesi. Non essere così pessimista. Ma sono pessimista perché mi guardo molto attorno.
e vedo tutti i rami quanto tempo durano a terra. Sì, questo comunque è un posto molto frequentato. Io direi che se anche rimanesse solo una settimana, comunque è sempre troppo. Questo è vero. Va bene, a questo punto, insieme alle tartarughe che si beano dal sole, di questo caldo sole di luglio, io, Gianni e i nostri amici che non si vedono qui, ma che ci sono, vi salutiamo. Ok. Ciao Gianni, alla prossima. Va bene, ciao professore, stammi bene e arrivederci. Fai una bella panoramica su questi animali. Già fatto. Molto bene. Anche sulla chicca. Già fatto. Sì. Va bene, a questo punto faccio la mia commissione. Vorrei che mi confrontassi. Ok, ciao a tutti, arrivederci al prossimo video.